Ha lottato con tutte le sue forze per salvare due ragazzini e il loro papà in vacanza a Fano, provenienti da Milano, che a un certo punto si sono trovati in difficoltà tra le onde del mare agitato. Poi, quando tutti e tre erano sani e salvi a riva, qualcuno si è accorto che lui, per Luigi Ricci, 57 anni da compiere il prossimo 19 agosto, conosciuto da tutti come Bigio, non era tra loro, nemmeno tra i bagnanti e la confusione che si era creata in quei pochi istanti concitati del salvataggio. Bigio stava galleggiando tra le onde del mare, là, a pochi metri dagli scogli, privo di sensi. Lo hanno recuperato con un pattino e poi adagiato qui, sulla battigia. A prestargli i primi soccorsi è stato un infermiere che si trovava in spiaggia e che ha assistito alla scena. Gli ha praticato un massaggio cardiaco fino all'arrivo dei colleghi del 118. Nemmeno il defibrillatore è riuscito a far ripartire il cuore stremato del bagnino. Quando ormai non c'era più nulla da fare, è stato uno strazio per tutti, per i colleghi e anche per chi lo conosceva bene. E purtroppo oggi abbiamo perso un amico, prima di tutto una persona brava. Sono convinto che lui ha fatto il suo dovere fino in fondo, a disprezzo del pericolo e di tutto. E i bagnini comunque sia sono una categoria che va rispettata molto, perché mettono a repentaglio la propria vita per gli altri. E se non ci fosse stato lui, può darsi che quei bambini a st'ora non c'erano più. Bigio Ricci era un personaggio conosciutissimo da tutti, anche per la sua attività di commerciante, sua la drogheria che porta appunto il suo cognome, che si trova in via Cavour, così come la spiaggia Kendua tra Fano e Pesaro, avuta e gestita per qualche anno prima di avere per due anni con il figlio il ristorante Mocambo al Lido di Fano. Poi la passione per il mare lo ha portato a prendere il patentino di bagnino di salvataggio nell'associazione Mare Dentro, e da due anni era impiegato in questa spiaggia dei campeggi qui a Torrette di Fano. Un uomo integerrimo, tanto che quando c'era la bandiera rossa non avrebbe fatto entrare nessuno. Evidentemente o li ha persi di vista o sono entrati in un altro punto e lui si è accorto all'ultimo. Se no, era, sul punto di vista del lavoro specialmente, era una cosa favolosa. Sarà l'autopsia a stabilire ora l'esatta causa del decesso. Ricci lascia un figlio che vive all'estero e l'ex moglie, oltre che l'attuale compagna. Sulla vicenda procede l'ufficio circondariale marittimo di Fano.